Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Vaxzevri AstraZeneca SPA, ultimo aggiornamento, 23 agosto 2022. Cos'è Vaxzevria? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Vaxzevria durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Vaxzevria? Vaxzevria è un farmaco a base del principio attivo vaccino adenovirus di scimpanzia e Covid-19, appartenente alla categoria degli vaccini virali e nello specifico altri vaccini virali. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SPA. Vaxzevria può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Vaxzevria 0,5 ml sospensione iniettabile, 10 flaconcini multidose 4 ml, 8 dosi da 0,5 ml, Vaxzevria 0,5 ml sospensione iniettabile, 10 flaconcini multidose 5 ml, 10 dosi da 0,5 ml, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare AstraZeneca AB, concessionario AstraZeneca SPA, ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, classe CN, principio attivo vaccino adenovirus di scimpanzia e Covid-19, gruppo terapeutico vaccini virali, forma farmaceutica sospensione, indicazioni Vaxzevria è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di Covid-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni. L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali. Posologia soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Il ciclo di vaccinazione primaria con Vaxzevria consiste in due dosi separate da 0,5 ml ciascuna. La seconda dose deve essere somministrata da 4 a 12 settimane, da 28 a 84 giorni, dopo la prima dose, vedere paragrafo 5.1. Una dose di richiamo, terza dose, di 0,5 ml può essere somministrata ai soggetti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria con Vaxzevria o con un vaccino mRNA anti-Covid-19 approvato, vedere paragrafi 4, 8 e 5.1. La terza dose deve essere somministrata almeno 3 mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primaria. Popolazione anziana, non è richiesto alcun aggiustamento della dose. Vedere anche paragrafo 5.1. Popolazione pediatrica, la sicurezza e l'efficacia di Vaxzevria nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione Vaxzevria è solo per iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio. Non iniettare il vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica. Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali. Per le precauzioni da prendere prima di somministrare il vaccino, vedere paragrafo 4.4. Per le istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Soggetti che hanno manifestato trombosi con sindrome trombocitopenica in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria, vedere paragrafo 4.2. Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare, vedere anche paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego, tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità e anafilassi sono stati segnalati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, non sono stati effettuati studi di interazione. La somministrazione concomitante di Vaxzevria con altri vaccini non è stata studiata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Vaxzevria durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Vaxzevria durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'esperienza sull'uso di Vaxzevria in donne in gravidanza è limitata.
gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embriofetale, parto o sviluppo postnatale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vaxzevria non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, alcune delle reazioni avverse menzionate al paragrafo 4.8 possono influenzare temporaneamente la capacità di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Ciclo primario di vaccinazione. La sicurezza complessiva di Vaxzevria si basa su un'analisi di dati aggregati di 4 studi clinici di fase I/II, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio da Vaxzevria. In caso di sovradosaggio, il soggetto deve essere monitorato e deve essere sottoposto a un trattamento sintomatico appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vaccini, altri vaccini virali, codice ATC. Ilunga 07BX03. Meccanismo d'azione. Vaxzevria è un vaccino monovalente composto da un singolo vettore ricombinante di adenovirus di scimpanzé con deficit di replicazione, proprietà farmacocinetiche non pertinente. Dati preclinici di sicurezza. In uno studio di tossicità a dosi ripetute sui topi, la somministrazione intramuscolare di Vaxzevria è stata ben tollerata. È stata osservata infiammazione non avversa, mista/o a cellule mononucleate, elenco degli eccipienti L-istidina, L-istidina cloridrato monoidrato magnesio cloruro esaidrato polisorbato 80 e 433, etanolo saccarosio sodio cloruro disodio edetato, diidrato, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.